Poi interverrà per il nucleo operatore sommozzatore di Oristano il signor Marco Montanari, che ci proporrà un nuovo prodotto. Voi come sapete l'acquacoltura in mare aperto è un'attività particolarmente complessa. Per questa complessità c'è quella di portare avanti cicli lunghi di produzione, soprattutto per pesci di taglia maggiore. E in questo senso una nuova proposta sulla pulizia delle reti delle cave galleggianti è sicuramente un contributo interessante. Prego, signor Montanari. Salve, intanto vorrei ringraziare la vostra ospitalità, Acquacoltori. Sono uno dei soci della cooperativa NOS, Nucleo Operatori Sommozzatori. Nasce con l'intento di dare un servizio semplice e veloce, reattivo alle esigenze del cliente, per poter coprire una fascia di problematiche che è insita al lavoro subacqueo in genere. Quindi praticamente in breve facciamo quasi tutto quello che è il lavoro subacqueo. Ma ci siamo specializzati, uniti in questa cooperativa per portare avanti questa motivazione, cioè puntare tutto sulla pulizia. La pulizia che noi svolgiamo in questi momenti sta creando una fase di cambiamento nel mondo della subacquea a livello mondiale. Ha una origine un po' particolare, nasce in Russia come un progetto militare. Arriva in America per una serie di vie traverse, viene adottata dalla US Navy, è ancora cooperata per stazioni con la Royal Navy, importata da uomini del mercato europeo con grosse difficoltà, perché vi lascio immaginare che questa macchina chiaramente non aveva nessun tipo di omologazione e certificazione. Stiamo parlando della cavitazione. La cavitazione praticamente permette a un getto, o un idrogetto in questo caso, tramite una pistola particolare, di implodere nella sua fase di vaporizzazione dell'aria. Cosa vuol dire implodere? Se utilizzo un idrolittico normale per pulire una rete, una superficie che può avere più o meno dremato, quindi antifoghi, eccetera, eccetera, sicuramente andrò ad intaccare quello che c'è sotto, perché la pressione di spinta a un urto con quella superficie. In questo caso non succede. Se adesso non so se alle mie spalle le immagini lo dimostrano, si può passare con un getto di 152 bar, quindi 1800 PSI, che rapportato a un getto normale diventa di 600 bar, cosa che normalmente si potrebbe fare su una mano portandola via, amputandola, e quindi parliamo anche di sicurezza dopo. Lo possiamo fare in tutta tranquillità perché la cavitazione implode. Quest'aria implodendo succhia, stacca le superfici che le si applicano senza toccare quello che c'è sotto. Vuol dire che le vostre reti, come già succede in Norvegia da tempo, e ne discutevo anche con qualcuno che conosce bene il settore, mi parlava di brush car, di spazzole e di altri sistemi che secondo me sono abbastanza invasivi. Lascia esattamente intatta la rete nelle condizioni in cui è, facilitando il lavoro dell'uomo che non ha nessun tipo di pressione. Ve lo dice uno che ha lavorato a 400, 700, 1000 bar piombato, attaccato, legato a ventose o a elementi di metallo. E quindi praticamente sei in acqua bevendo una tazza di caffè e utilizzando un getto che non lo spara, ma polverizza quello che ha. Io sono molto contento di essere qui oggi perché parlo tantissime cose che non facevano parte del mio mondo. Ho preso qualche appunto in merito a quello che è il discorso dell'ossigenazione, in base a quello che è il discorso dell'idrodinamicità delle acque, che può creare problemi su una rete che è chiaramente sporca, appesantita, e alle sue strutture che la reggono e la mantengono, al lavoro difficile degli uomini che devono andare in acqua. Scusate, sono un po' raffreddato. A sopportare pesi e difficoltà in un mare che potrebbe essere morso, e quindi parliamo di offshore in questo caso, e quindi questo lavoro potrebbe essere alleggerito da una tecnica che è quella della cavitazione. Finalmente vi vorrei dire che il 3 marzo di quest'anno l'importatore inglese ufficiale ha fatto riconoscere la macchina come
Lucie, che oggi abbiamo importato chiaramente sul modello unico, quindi ogni macchina è omologata di per sé. E finalmente martedì, esattamente la prossima settimana, abbiamo il primo esemplare dell'Italia, macchina che ho già collaudato e alla quale personalmente posso garantire dell'efficacia. Tornando al discorso delle reti, che è una delle nostre gestioni, chiaramente il fatto di poter utilizzare con facilità ci permette di intervenire con dei costi e con dei tempi relativi, cioè abbiamo creato dei piccoli mezzi di supporto chiaramente anche al lavoro, che possono permettere all'uomo di lavorare presso i luoghi di destinazione, quindi dove veniamo praticamente chiamati a pulire e a manutenere tutto quello che è l'organico di una rete dell'acquacoltura. Lo facciamo chiaramente a regolamento, siamo tutti OTS specializzati e quindi utilizziamo almeno delle strutture di 3 persone sui mezzi. Una è data dal supervisore che gestisce praticamente tutto quello che è a noi inerente, quindi ombelicale, telecomunicazione perché andiamo in acqua sempre, gestiti da una comunicazione audio e una comunicazione video che dà sul monitor esattamente quello che l'uomo sta facendo in acqua, le condizioni di quello che ha davanti, quindi se la rete ha dei tagli o dei buchi, ci sono problematiche sulla buona natura che regge. E quindi praticamente possiamo intervenire al momento a filo diretto con chi è, ne è proprietario, è responsabile, e con l'uomo che è in superficie. Anche perché sapete bene che abbiamo l'obbligo di avere uno stand-by legato con Relancia in superficie, che può chiaramente aiutarci in caso di pericolo di soccorso. Potrei parlare ore e ore di tutto questo, penso che le immagini alle mie spalle rendano molto di più l'idea. Adesso qui parliamo di quello che ancora non è regolamentato in Italia, ci sono dei carenaggi fatti su dell'antifouling fatta dalla International e da un'azienda che certifica in America, che è l'Art 9, che ha garantito dopo 2 anni di collaudi su antivegetativa di qualsiasi tipo che questa macchina non stacca le pellicole sottoposte alla copertura dell'alga, o che comunque rimane in sé intatta come praticamente è stata appoggiata. Noi speriamo nella crescita di questo progetto, non vi nascondo che a livello burocratico stiamo avendo un sacco di problematiche e impedimenti e quindi continuiamo a cercare riconoscimenti e certificazioni di ISO 14000, di RIN, eccetera eccetera. Speriamo tantissimo in un progetto del genere perché potrebbe innanzitutto alleviare a noi uomini il lavoro già duro di per sé e rischioso. Una PTC, vi ripeto, facilmente può portare via una mano, un dito se usata con poca responsabilità, e questo succede dopo un mettere di lavoro. Con questa macchina hanno fatto pontili e pontoni in acciaio per la raffineria in Scandinavia, in Norvegia, hanno fatto un pontone che richiedeva 9 mesi di lavoro, il lavoro è stato fatto con la metà degli uomini in 2 mesi e mezzo. Questo vi può far rendere conto del risparmio economico ed energetico delle risorse umane che potrebbe offrire. Chiedo a voi aiuto anche in questo, nel poterci dare degli input che possano comunque renderci più chiara la nostra idea in merito quello che vi stiamo facendo vedere, e siamo disponibili a qualsiasi confronto e a qualsiasi prova. E questo è quanto. Allora.